Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel, ci colleghiamo con il dottor Renzo Sica, medico di medicina generale della città di Capaccio Pestum. Ben trovato, dottore, come sta? Buon pomeriggio, buon pomeriggio. È diverso tempo, insomma, che non ci sentiamo per fare un aggiornamento, ma vista la situazione attuale, insomma, per quanto riguarda le vaccinazioni, quello che sta un po' accadendo da quando abbiamo saputo, insomma, che anche le categorie fragili possono accedere appunto al vaccino, ecco, c'è un po' di confusione. Prima però di andare nel dettaglio, ecco, delle vaccinazioni per le categorie fragili, mi piacerebbe tracciare un attimo un bilancio di come procede nella città di Capaccio Pestum. Ovviamente sappiamo del numero elevato di contagi che ancora purtroppo persiste nel vostro comune. C'è stata un'impennata in questi ultimi 20 giorni. Pare che ci sia anche, diciamo, un assestamento, sembra che la cosa si stia contenendo. La zona rossa non è più come la zona rossa di un anno fa, ecco, quindi ha un altro significato. Non c'è più quella tensione emotiva, c'è attenzione soprattutto anche in questi ultimi giorni vedo da parte delle forze dell'ordine, però alla fine qui la gente ha bisogno di lavorare, di uscire, di andare. Le scuole sono state richiuse, però dopo che sono state aperte, noi abbiamo, io seguito una bimba di un anno e un mese affetta da Covid, quindi voglio dire si è abbassato l'età delle persone che si sono contagiate. A Capaccio la vaccinazione degli ultra ottantenni è a buon punto, in Regione Campania sentivo i numeri, siamo al 90% di questa vaccinazione. Aspettiamo questa, perché in effetti noi come medici di medicina generale che siamo organizzati in AFT, aggregazione funzionale territoriale, un'aggregazione di ben 18 colleghi del territorio, siamo 24.000 gli abitanti a Capaccio, non solo i medici di Capaccio ma anche di Giungano, di Monteforte, di Trentinara e di Albanella si sono uniti in questa aggregazione e abbiamo lavorato in questi mesi passati per realizzare qualcosa che fosse già pronto immediatamente dopo la vaccinazione degli oltre 80 anni per tutte le altre fasce di età. Perché noi riteniamo che lo strumento della vaccinazione è l'unico che riesce a portarci via dall'incubo di questo contagio. Dobbiamo correre perché stanno arrivando le varianti. Sono state fatte le limitazioni anche nel Cilento, la variante inglese è fra noi, quindi se arrivano le altre varianti siamo completamente scoperti agli antibiotici. Invece i virologi ci hanno spiegato che nel momento in cui c'è una stimolazione immunitaria da parte del vaccino, comunque siamo coperti di anticorpi, comunque ci sono gli anticorpi in circolo che in qualche modo contengono una qualsiasi invasione. Voglio dire, se ci infettiamo senza anticorpi, il virus fa tutto il male che ci può fare e non sappiamo quello che può accadere. Se ci infettiamo con gli anticorpi, la battaglia è vinta in partenza da parte del nostro organismo perché il sistema immunitario che il buon Dio ci ha dato ha sempre funzionato e ha garantito la sopravvivenza dell'uomo sulla faccia della terra. Quindi la scienza ci ha dato in tempi brevi la possibilità di realizzare questi vaccini, ce ne sono di molti, sono tutti buoni, abbiamo visto anche crescere la garanzia di bontà. In questi giorni si discute di un vaccino dell'AstraZeneca per gli effetti collaterali che ci sono stati. Io dico si faccia chiarezza, ma velocemente, perché poi i dati statistici sono quelli che contano realmente. Dalla valutazione che noi stiamo apprendendo, che stiamo facendo, allora in questo momento noi come medici in generale ci siamo posti l'obiettivo di condurre una vaccinazione, di trasferirla a tutta la popolazione perché vogliamo trovarci quanto più presto è possibile vaccinati, vorremmo fare un'estate da vaccinati, ecco, perché abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di tornare a scuola, abbiamo bisogno di tornare alla quotidianità, al lavoro di tutti i giorni. Come abbiamo fatto? Abbiamo lavorato innanzitutto con gli antigenici che ci ha consentito di tracciare la distribuzione del virus nella nostra popolazione, quindi abbiamo immediatamente recepito la disponibilità di antigenici che la regione ci ha dato e con gli antigenici gestiti dalla medicina generale sono stati intercettati anche quei casi di persone totalmente sintomatiche che si rivolgevano a noi e che tracciavano in qualche modo il sospetto, il dubbio di un contatto. Ebbene, noi abbiamo avuto molti positivi fra persone totalmente
asintomatiche, che hanno parlato con noi, che li abbiamo accompagnato a fare l'antigenico. Questo è stato un lavoro proficuo, ottimo, che ci ha dato risultati, perché ci ha dato la possibilità di intercettare prima che arrivassero i sintomi, prima che la persona positiva potesse in qualche modo, mettendosi in giro, contagiare altre persone. Nel corso di questa attività abbiamo poi rodato una struttura, che è quella della palestra comunale, e ci è venuta l'idea di trasferire lì tutto il grosso impianto della vaccinazione. Ci siamo incontrati col sindaco, che ringrazio ufficialmente e pubblicamente per la disponibilità immediata, seria, ma soprattutto consistente che ci ha dato. Il sindaco ha reso la disponibilità, oltre che della struttura della palestra, ha finanziato l'acquisto di ben 11 gazebo che serviranno a localizzare nella palestra degli ambulatori medici. Di questi, almeno uno o due sono destinati all'emergenza nel corso della vaccinazione, tutti gli altri invece saranno gestiti da ben 18 colleghi che abbiamo risposto positivamente al richiamo fatto dalla regione per la vaccinazione. Quindi, finita quella degli ottantenni, che in questo momento è gestita direttamente dal distretto sanitario, adesso sta per iniziare la fascia delle persone che va da 60 a 70, i cosiddetti fragili, e poi tutte le altre fasce. Io dico, se noi vogliamo, se noi facciamo presto, se ci danno i vaccini, se ci mettono a lavorare, noi abbiamo dato la nostra disponibilità, abbiamo creato la struttura, l'abbiamo creata in sintonia col comune, l'abbiamo creata in sintonia col distretto sanitario, la dottoressa Arcaro ha dato la sua disponibilità, abbiamo lavorato in sintonia con l'hub vaccinale gestito egregiamente dal professore Vincenzo Patella di Battipaglia, che ci ha dato disponibilità di vaccini, ci ha dato disponibilità di collaborazione, ci siamo formati in questi due mesi per arrivare a questo appuntamento. Ma mo stiamo con la siringa in mano, spero che possiamo arrivare al momento della puntura. Perché... Ecco, dottore, lei ha fatto riferimento alle categorie fragili. Siccome da oggi, insomma, si parte con la richiesta per appunto vaccinarsi per quanto riguarda questa fascia, ci può spiegare con precisione chi appartiene alla categoria fragile? Perché è proprio qui, insomma, un po' anche il caos che si sta creando nei studi, insomma, dei medici di medicina generale. Insomma, non c'è tanta chiarezza. Ecco, può dirci precisamente chi appartiene alla categoria fragile? Vorrei, la ringrazio di questa domanda, perché da due giorni stiamo ricevendo telefonate anche di persone preoccupate di non trovarsi poi inseriti all'interno della piattaforma delle prenotazioni. Voglio innanzitutto tranquillizzare tutti, perché tutti verranno prenotati, tutti verranno vaccinati. Ovviamente la vaccinazione è volontaria, chi deciderà di non farla non la farà, ma tutti coloro che esprimono la volontà di farla, tranquilli, non c'è un prima, non c'è un dopo, c'è un durante, e questo che sta succedendo, e stiamo già vaccinando, siamo già in corso. Allora, parliamo con chiarezza estrema: chi ha più di 70 anni, quindi dai 70 agli 80 e dagli 80 in su, deve preoccuparsi di prenotare attraverso la piattaforma. Lo fa in maniera diretta attraverso un nipote in farmacia, in ultima istanza, insomma, si chiede a qualcuno, perché capisco che non tutti hanno la mail, non tutti hanno la possibilità di accedere alla piattaforma, ma fino adesso non ho visto grosse difficoltà. C'è stata anche una gara di solidarietà da parte di alcuni volontari che nei vari comuni si sono resi disponibili. Noi medici, voglio dire, non mancherà chi fa questa prenotazione sulla piattaforma. Quindi dai 70 anni fino ai 120 anni bisogna prenotarsi sulla piattaforma. Anche se il settantenne è fragile, non c'è bisogno che rientri nelle fragilità. Si prenota semplicemente perché ha quella età, ha quella fascia di età. Per chi non ha compiuto i 70 anni, per chi ha di sotto di questa età, e che invece rientra nelle categorie di fragilità che sono state indicate dal Ministero, praticamente, con un provvedimento ministeriale, allora in quel caso dico a tutti, non dovete far nulla, c'è stato un fuggi-fuggi di richieste di come si fa a inserirsi nella piattaforma, eccetera. La piattaforma sarebbe pronta per noi medici, oggi c'è stata qualche difficoltà tecnica, ma capite,
stiamo rodando queste cose, stanno nascendo, prima non c'era nulla, le stanno realizzando in questi giorni. Quindi noi medici, scorrendo l'elenco dei nostri pazienti, abbiamo già in questi giorni passati tradotto in nomi e cognomi le indicazioni che ci venivano dal Ministero della Sanità. E sono delle precise indicazioni. Perché? Perché dobbiamo attenerci strettamente e precisamente a quello, non è che noi possiamo in qualche modo tradire quelle indicazioni. Di chi si parla? Si parla di malattie respiratorie come la fibrosi polmonare idiopatica, le malattie che necessitano di ossigenoterapia, lo scompenso cardiaco in classe quarta e in classe in fase avanzata, o i pazienti che sono reduci di uno shock cardiogeno, le malattie neurologiche come la sclerosi laterale amiotrofica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, le paralisi cerebrali infantili, i pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunosoppressive, la miastenia gravis, le patologie neurologiche disimmuni. Questi sono i pazienti che devono essere identificati. Quindi se uno viene e mi dice io sono nevrotico, sono depresso, o sono, mi ritengo immunodepresso, con tutta la buona volontà io dirò perché poi non mi preoccupa questa cosa. In questa fase noi dobbiamo attenerci a queste precise linee guida. I diabetici con le endocrinopatie severe sono soggetti che sono affetti o da diabete tipo 1 o da diabete tipo 2 che necessitano, dice la disposizione, di almeno due farmaci per il diabete e che hanno poi sviluppato delle complicanze. Ecco, questi sono i diabetici, il prediabetico, quello che fa solo sport e fa attività fisica, fa dieta, che non assume nessun farmaco, non c'è. Ok, allora io dico, facciamo i seri, dobbiamo essere in maniera severamente disciplinati rispetto a queste persone che vengono identificate dalle disposizioni di legge e questi indicheremo. Ma noi siamo andati già oltre, perché fatti i fragili, fatte queste persone, ripeto, noi medici, Capaccio, Agropoli, voglio dire, dappertutto i medici in medicina generale sono pronti a vaccinare, abbiamo deciso di non farlo nei nostri ambulatori, se la regione, se il governo italiano ci danno con fretta i vaccini, si supera questo gap della paura. Io dico immotivata che c'è per questa AstraZeneca, ma ci sono tanti altri vaccini. Allora, se superiamo questa fase e voliamo sui pazienti per fascia di età e facciamo velocemente le vaccinazioni ai soggetti fragili, io dico noi vaccineremo tutti quanti gli altri con velocità estrema. Quindi siamo pronti, siamo disponibili, abbiamo il dovere di farlo. Il giuramento che abbiamo fatto nel giorno della nostra laurea oggi ha un senso nella nostra disponibilità. Tradiremo il nostro ruolo, che è un ruolo sociale, che è un ruolo importante, che è un ruolo che si lega fortemente alle necessità di un territorio che è in questo momento dilaniato da questa brutta vicenda del virus. Quindi siamo tenuti a rispettare con serietà queste indicazioni della legge, perché quando si parla di insufficienza renale ci si riferisce ai pazienti che sono sottoposti a trattamento dialitico cronico, non a chi ha una piccola insufficienza renale. Quindi sono quelli che io posso inserire nell'elenco. Però di pari passo io sono pronto a svolgere quel lavoro. Perché abbiamo deciso di non farlo nei nostri ambulatori, ma di farlo tutti insieme in questa centrale di vaccinazione? Perché lì innanzitutto abbiamo creato delle strutture per l'emergenza, perché ci potrebbero anche essere dei casi di effetti collaterali o di shock anafilattico. Grazie a Dio si stanno rivelando molto remote queste possibilità, però io devo pensarci, perché un conto è vaccinare su 1.600 persone, un conto è vaccinare 24.000 persone. Su 24.000 vaccinati due volte ci può essere anche un caso di una reazione allergica. Io devo essere pronto, noi dobbiamo essere pronti per queste evenienze, lì abbiamo tutte le strutture che il distretto ci ha reso disponibili. Abbiamo la disponibilità del personale amministrativo che il distretto ci ha reso disponibile, così che il flusso di persone che noi possiamo vaccinare diventa alto, riusciamo a vaccinare almeno 400-500 persone al giorno a pieno ritmo di vaccinazione. Quindi la distinzione fra fragili e non fragili, se arrivano i vaccini noi siamo pronti con la struttura, se ci danno la possibilità di entrare anche noi nella piattaforma come vaccinatori, vabbè, io dico che nel giro di 2-3 mesi i nostri paesi saranno all'80% della vaccinazione eseguita, quindi siamo veramente pronti. Questa è la nostra disponibilità resa più volte, non solo sul piano locale, ma anche a livelli nazionali, a livello regionale.
lei sa benissimo che sul piano regionale è stato chiuso un accordo che prevede questa possibilità. Anche di più, si è andate oltre, c'è stata anche la disponibilità degli odontoiatri, degli infermieri, dei farmacisti, e allora siamo tutti pronti. In generale, il nuovo commissario che ha ricevuto questa fase così critica, la necessità di gestirla, si è rivolto a noi e noi abbiamo risposto sì. Noi abbiamo risposto sì, l'abbiamo fatto con disponibilità e con grande apertura. Bene, dottore, quindi Cavaccio Prestum è pronta per procedere a questo piano di azione per quanto riguarda le vaccinazioni. Per concludere, ecco, un suo messaggio, visto insomma il clima anche di spavento, un po' di confusione che regna purtroppo un po' dappertutto riguardo insomma allo stop insomma dell'AIFA per quanto riguarda AstraZeneca. Ecco, lei già accennava insomma che bisogna sbloccare il tutto perché c'è bisogno di vaccinare e quindi stare tranquilli per quanto riguarda appunto il siero. Ma qual è il suo messaggio? Ma il mio messaggio è questo: io dico che sulla vicenda AstraZeneca che bisogna andarci fino in fondo e si faccia anche velocemente quello che bisogna fare, perché dai dati che noi leggiamo, dai numeri che ci danno, soprattutto dalle valutazioni scientifiche che ci danno, l'AstraZeneca è alla pari di sicurezza con tutti gli altri farmaci, con tutti gli altri vaccini. Non esiste un farmaco o un vaccino che non abbia effetti collaterali. Le compresse anticoncezionali provocano trombosi, con dati statistici di trombosi anche molto alti, ma non per questo gli anticoncezionali sono stati fermati, sono stati bloccati dalla vita. Si sono allertate le donne che le usano rispetto agli effetti collaterali, si fanno dei controlli, si vigila. Io dico sulla AstraZeneca si faccia tutto quello che bisogna fare per capire fino in fondo, perché non dobbiamo esserne convinti noi medici della tranquillità dell'AstraZeneca, ma ovviamente deve essere tranquillo la gente, perché quando poi si fa una seduta vaccinale si preparano 1000 dosi e arrivano 500 persone, perché 500 hanno paura di andarla a fare, 500 dose vengono buttate, è un peccato di Dio. Allora l'AstraZeneca torni in funzione quando saremo tutti sereni e tutti tranquilli, perché è alla pari degli altri vaccini, ha le stesse identiche limitazioni e grazie a Dio pare che siano pochi. Io ho letto i dati, ho letto le valutazioni, soprattutto ho apprezzato la grande velocità, la grande disponibilità che è stata fatta da parte di tutto il mondo scientifico di chiarire di nuovo, di richiarire bene la vicenda e si faccia con approfondimento. Per il resto invece io dico sereni, tranquilli, vacciniamoci. Io a coloro che mi dicono in questi giorni: dottore, io ho paura di vaccinarmi, io rispondo: io ho paura se non vi vaccinate, non se vi vaccinate. La mia paura vera è se qui arrivano le varianti, non lo voglio dire. Per scaramanzia non lo voglio dire. Ho paura se la gente rifiuta il vaccino in questo momento, perché la possibilità di raggiungere, come è stato già dimostrato in Israele, come sta accadendo in Scozia. In Scozia hanno fatto solo AstraZeneca, lo sa, e hanno fatto praticamente milioni di dosi di AstraZeneca con effetti collaterali prossimi allo zero e continuano a fare AstraZeneca. Continuano a fare, perché è quello il vaccino che loro hanno e non si sono sognati assolutamente di cadere nella trappola di questo panico. Allora dico a tutti, con serenità e con tranquillità, sapendo che abbiamo a che fare con dei farmaci, sapendo che abbiamo a che fare con delle sostanze che possono creare allergie, che possono creare degli effetti collaterali, ma noi siamo qui per questo, per affrontare anche questi effetti qui. Però l'effetto grosso, quello su vasta scala, quello su scala mondiale, è quello di liberare il mondo intero, l'umanità intera, da un capestro micidiale che ci sta nascondendo nelle nostre case, che ci ha chiuso le scuole, che ci ha chiuso le fabbriche, che ha bloccato l'economia. Il gioco vale la candela, il gioco vale un rischio limitatissimo. Non facciamoci impressionare da mass media, ascoltiamo chi ne sa, ascoltiamo soprattutto chi con saggezza, quei giornalisti che fanno giornalismo serio e non quelli che fanno speculazione sulla paura delle persone. Ascoltiamo chi con serietà trasmette le notizie, ma non chi le crea le notizie, perché chi crea le notizie sbaglia già nel farlo senza competenza.
Ecco, questo è il messaggio che io mi sento di dare a tutti quanti i cittadini. Io ho paura se una popolazione decide di non vaccinarsi. Sono vaccinato, ho fatto tutte e due le vaccinazioni, ho seguito tantissimi miei assistiti, amici, pazienti che hanno fatto AstraZeneca, vi posso dire, nessun effetto collaterale se non che quelli comuni, la febbriciattola, i dolori articolari, ma li abbiamo avuti tutti quanti, un po' di dolore all'iniezione del muscolo, il 37,5, il 38 di febbre, c'è una corsa in questi giorni a farsi gli esami della coagulazione. Per cortesia, andiamo avanti sereni, gli effetti collaterali sono immediati, ce ne sono, si vedono dopo 24, 48, 72 ore, chi ha fatto il vaccino da 10 giorni, non c'è nessuna dimostrazione di nesso di causa, effetto dimostrato fra trombosi e somministrazione del vaccino. Se dovesse arrivare qualche cosa di questo genere faremo attenzione, escluderemo delle categorie, ma se ci sarà da escludere altrimenti bisognerà viaggiare veloci. Noi abbiamo un'estate davanti da affrontare con serietà, perché io ritengo che se trottiamo per l'estate abbiamo un 70-80% di popolazione vaccinata, che significherà porre le basi per una liberazione vera da questa brutta vicenda. Ringrazio voi perché siete attentissimi e lo fate con professionalità, soprattutto ci date una mano, ecco. Noi ne abbiamo bisogno, ne abbiamo avuto bisogno in questi giorni e lei ha percepito questa necessità. Ecco, questo disagio delle persone che sono corse sulle piattaforme per registrare i fragili. È inutile. I fragili non possono autoregistrarsi, toccheranno i medici, rispettare quelle indicazioni, rispettare quelle che sono le indicazioni ministeriali e tranquilli. Se facciamo presto, anche coloro che sono meno fragili, anche coloro che hanno verranno immediatamente vaccinati. È una sfida che dobbiamo fare perché ne va per il nostro futuro, il futuro dei nostri figli. Dottore, giusto un'ultima domanda, più che altro una curiosità. Per quanto riguarda invece i bambini, i ragazzi, sappiamo che insomma si può iniziare a vaccinare dai 16 anni in su. Ecco, che cosa succederà per quanto riguarda queste fasce d'età? Quindi i giovani e poi anche i bambini nati, insomma. La ricerca sta dando dimostrazioni straordinarie in questi mesi. Tutti parliamo di tutto, però c'è chi studia alacremente. È iniziata la sperimentazione dei vaccini anche in fascia di età minore. È in corso questa sperimentazione, stiamo aspettando i dati, per cui si parla di una sperimentazione che va al di sotto dei 16 anni e arriva, se non mi sbaglio, fino a 8 anni, quindi aspettiamo quei dati, però si sta già scendendo con la sperimentazione, quindi nel frattempo che noi discutiamo c'è chi lavora alacremente pure su questi aspetti. Tranquilli, stringiamoci tutti quanti insieme con un pizzico di coraggio, non facciamoci impressionare dalle notizie artatamente negative, affrontiamolo questa cosa di petto. Grazie dottore, come sempre, per i suoi consigli, insomma, e il suo messaggio importante ai cittadini, e poi ci aggiorneremo, ecco, nel prossimo futuro, insomma, per parlare ancora di come sta procedendo e se effettivamente Capaccio Pestumo potrà procedere, ecco, visto che è pronta da tutti i punti di vista alle vaccinazioni, per velocizzare, come diceva lei, insomma, ecco, la fase delle vaccinazioni. Grazie ancora al dottor Enzo Sica. Grazie a voi.